Partiamo. Ci siamo. Buon pomeriggio da Carlo Santoli e benvenuti alla presentazione del libro di Paolo Puppa, La recita interrotta, Pirandello, la trilogia del teatro nel teatro, pubblicato quest'anno dalla casa editrice Bulzoni. Saluto e ringrazio per aver accolto l'invito Paolo Puppa, già ordinario di storia dello spettacolo all'Università di Venezia, autore di volumi su Pirandello, Fo, Rosso di San Secondo, Ibsen, D'Annunzio, Goldoni, di storie della messa in scena e della drammaturgia, monografie su attori come Baseggio, su registi come Brooke e sul monologo. Come commediografo ha all'attivo molti copioni pubblicati, tradotti e rappresentati anche all'estero. Nel 2006 ha ottenuto il premio come autore dell'Associazione Critici di Teatro per Parole di Giuda, da lui stesso interpretato. Nel 2008 ha vinto il premio teatrale Campiglia Marittima con Tin e Ton. Ricordiamo altri importanti riconoscimenti: 2015 per il romanzo Ca' Foscari dei Dolori, 2018 il premio nazionale Ugo Betti dedicato ai terremotati con Scosse in famiglia e agli inizi del 2019 il premio per la critica teatrale intitolata Al Rosso di San Secondo, Marionetta d'Argento. Sempre nel 2019 è stata pubblicata infine la raccolta di saggi Scene che non sono la mia. Saluto e ringrazio anche i relatori che interverranno sul libro che oggi abbiamo l'onore di presentare. I professori Alfonso Amendola, Università di Salerno, Pasquale De Cristofaro, regista teatrale, Lorenzo Mango, Università di Napoli Orientale, presidente della CUT, consulta universitaria del teatro, il professor Aldo Maria Morace, Università di Sassari e segretario dell'ADI, Associazione degli Italianisti, che coordinerà l'incontro. Un cordiale saluto, ringraziandoli per la presenza in aula virtuale e sul canale YouTube, giunga ai componenti del coordinamento scientifico di Sinestesie, i professori Epifania Aiello, Rosa Giulio, Alberto Granese, Milena Montanile, e del comitato scientifico della rivista, professor Rino Caputo, a cui va un caro saluto e sarà qui con noi fra poco, Università di Roma Tor Vergata, nonché direttore di due prestigiose riviste, Dante e Pirandello. Un saluto anche alla professoressa Anna Maria Sapienza, Università di Salerno, curatrice della rubrica Rifrazioni di Sinestesie Online e a quanti sono collegati per la diretta streaming. Ringrazio la redazione di Sinestesie nelle persone della dottoressa Chiara Tavella e del dottor Lorenzo Resio, Università di Torino, l'ufficio stampa a cura di Mari Rosa Fedele, la dottoressa Francesca Cattina per la comunicazione editoriale, la regia informatica a cura di Vincenzo Aiello. Prima di cedere la parola al professor Aldo Maria Morace, vi leggo un messaggio di saluto della dottoressa Paola Bulzoni. È stato un piacere pubblicare questo volume del professor Paolo Puppa, autore
autore storico della nostra casa editrice. Il libro è anche un traguardo per la collana in cui è inserito, è infatti il numero 200 di Biblioteca Teatrale, fondata e diretta dal professor Ferruccio Marotti. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i partecipanti alla presentazione, in particolar modo i nostri autori presenti all'evento, Paola Buzzoni. Si associa a questo messaggio di saluto e su YouTube il professor Antonio Saccone dell'Università di Napoli, Federico II. A lei la parola, professor Aldo Moria Morace, e ancora grazie a tutti voi. È l'anno di Dante, ma anche di Pirandello. Il 1921, come ben sappiamo, è l'anno in cui escono i sei personaggi in cerca dell'autore, che instaurano una cesura epocale in tutto il teatro mondiale. Ebbene ha colto questa dimensione Sinestesie, che ha programmato appunto un numero speciale dedicato ai sei personaggi in cerca d'autore. In realtà vorrei dire che è sempre l'anno di Pirandello, autore che è fra i più studiati al mondo, Dante, Shakespeare, Pirandello. Ma è anche, sono gli anni di Pirandello perché in questa fase stiamo operando uno sforzo notevole come edizione nazionale, per dar vita finalmente a una edizione che sia filologicamente accurata e soprattutto del tutto affidabile, di contro agli esiti che ci sono stati finora. Tutto questo comporta naturalmente uno sforzo spaventoso di ricerca documentaria e devo dire che i risultati vanno ben al di là delle nostre attese. Nel senso che questo sforzo documentario sta portando a innovazioni profonde nell'ambito appunto della complessa, estremamente complessa dimensione dell'opera pirandelliana. Quindi, dopo le tragedie che sono uscite a cura di Anna Maria Andreoli, sarà ora la volta di Maschere 5, quindi Così è se mi pare, Tutto per bene e La ragione degli altri, a cura di Beatrice Alfonsetti e Beatrice Gallo. Scusate, e Valentina Gallo. Ma ora c'è anche questo importante, e vorrei dire davvero importante, volume di Paolo Puppa, come dicevamo, nato fortunatamente in questo anno di lockdown, che probabilmente gli ha consentito un momento di pausa nella sua multiforme e prismatica attività e quindi una concentrazione totale, ecco, su questo volume che ha una struttura apparentemente semplicissima, tre lunghi capitoli per imperniati, infulcrati, ecco, sulle tre opere del teatro nel teatro o, se vogliamo, del teatro sul teatro di Pirandello. E dentro un'analisi veramente, direi, magistrale, condotta con un fitto reticolo intra e intertestuale. In particolare, Paolo, con la sua consueta sensibilità, ha focalizzato il rapporto con le avanguardie e l'impossibilità del teatro nel teatro, al tempo stesso, che costituisce, come sappiamo, ecco, la spina dorsale di questa trilogia. Vorrei ricordare però che qualche dato, qualche elemento che mi ha particolarmente colpito in questo volume che ripeto ricchissimo. Anzitutto l'attenta filigrana scenica cui ha dato vita e poi certe splendide rifrazioni su quello che è il vissuto dell'autore, la sua vita. Pensiamo appunto, per esempio, alla tematica dell'incesto e anche determinati mutamenti evolutivi che fanno della trilogia
una sorta di work in progress, per cui l'edizione del 21 è profondamente diversa dall'edizione del 25, e quindi man mano che Pirandello recepiva determinate indicazioni che provenivano ovviamente dalla scena e non solo da essa. Vorrei richiamare l'attenzione anche sul fatto che ogni capitolo si chiude con una importantissima nota al testo, e qui veramente si vede il grande studioso di teatro, perché Paolo Puppa appunto documenta tutto il percorso, direi il decorso di queste opere fino praticamente ai nostri giorni attraverso le messe in scena, alcune veramente rimarchevoli, ecco, e documentando tutto, ecco, in modo puntuale. Ne emerge appunto un autore che non rispetta, non vuole più rispettare i codici della ribalta, che prende magari spunto dalla cronaca nera, ecco, in una tensione che è tipica dell'ultima fase della opera pirandelliana, e cioè quella di una tensione verso la decomposizione, come dice giustamente Paolo. Ecco, e poi c'è l'influenza ovviamente di Marta Abba, e soprattutto questa poetica del non finito, ecco, che non è ovviamente di stampo michelangiolesco, ecco, ma che è una sorta di smania quasi trasgressiva. A questo proposito vorrei ricordare il ribaltamento in chiave ludica della sinergia simbolista delle arti. E qui veramente c'è una dimensione anti-wagneriana, ecco, che è naturalmente in perfetta antitesi al suo odiato competitor, e cioè D'Annunzio. Ricordiamoci, ecco, che D'Annunzio componeva sentendo Wagner, magari, ecco, attraverso uno sfortunato amico che tutta la notte suonava mentre il Vate prendeva l'ispirazione. Ecco, questo lungo viaggio viene colto appunto da Paolo attraverso una analisi, come ho detto, accuratissima. Veramente io non conosco nulla di simile nella bibliografia pirandelliana, e il giustamente Puppa ha rapportato il caos della scena al caos del mondo. Ripeto, è un volume ricchissimo, e ora toccherà a noi, ecco, diciamo a noi filologi, completare questo lavoro alla luce di tutta una serie di copioni che stanno venendo alla luce con le annotazioni di Pirandello, dandone finalmente una edizione critica che sia totalmente onnicomprensiva. E il Pirandello, come sappiamo, si è riconvertito al teatro, ecco, nel momento in cui dopo i sogni giovanili e così via, ecco, nel momento in cui appunto ha voluto che questa scrittura teatrale, ecco, si accordasse a questo momento particolare che viveva la storia europea, e cioè vorrei leggere questo punto che mi pare importante, perché appunto costituisce la testimonianza di questa frattura epocale. Scrive Pirandello che non potevo più limitarmi a raccontare, mentre tutto attorno a me era azione. Altre cose si agitavano, ribollivano il mio spirito, e quindi che esigevano di essere espresse in maniera immediata. Le parole non potevano più restare scritte sulla carta, bisognava che scoppiassero nell'aria, dette o gridate. Ecco, quindi il teatro ora attira nuovamente Pirandello, proprio perché ha bisogno di questa visualizzazione fisica e scenica, e perché appunto ha bisogno di trasfondersi nella voce del personaggio, e scaturisce da qua appunto la grande innovazione del teatro nel teatro, del teatro sul teatro, ecco. Ma di questo naturalmente
parleranno molto meglio di me, ecco, e gli amici che sono stati convocati a dire di questo splendido volume e al tempo stesso che daranno una nuova focalizzazione, io credo, proprio attraverso, direi un po', la lente pupa, ecco, a questo momento nodale, dicevo, non solo dell'autore, ma del teatro, badate bene, europeo e mondiale. Allora, passo subito la parola ad Alfonso Amendola, che è un sociologo dei processi culturali e comunicativi, che è molto attento alle culture dell'avanguardia e anche e soprattutto della sperimentazione artistica. Allora, Alfonso, la parola. Non lo sento. Sì, sì, Amendola. Ci sono. Ecco. Grazie davvero e sono molto contento di stare qui perché è importante l'operazione di Paolo Puppa e sono contento anche per sinestesie, per i tanti colleghi presenti ed amici. Appunto, il taglio che io cerco di definire all'interno dell'opera di Paolo Puppa è di dare un taglio verso uno sguardo sociologico, quindi anche con temi, come dire, che vanno al di là dello specifico teatrale, ma quindi mi fa piacere dare questo taglio introduttivo, poi nel vivo ci saranno i colleghi ben più attenti, ben più, come dire, specifici sul teatro. Volevo dare giusto qualche piccola così, riflessione di apertura e poi lasciare immediatamente a voi la riflessione. Pirandello che cosa fa? Pirandello è uno di quegli autori che in qualche modo ci spinge sempre verso un corpo a corpo. Inevitabilmente leggere, avvicinare l'opera di Luigi Pirandello significa creare un dialogo personale. Personale, per quanto ci sia un lavoro intellettuale, di ricerca, di stratificazione, di attraversamento, di lettura analitica e scientifica, Pirandello non è l'unico, ma è sicuramente uno di quegli autori che ci spinge ad un corpo a corpo. Lo stesso discorso lo fa, ad esempio, Walter Benjamin. Walter Benjamin, nell'analizzare l'opera di Luigi Pirandello, lo considera un punto nodale per la modernità. E il dialogo che fa Walter Benjamin, analizzando in particolare i quaderni, poi la mia riflessione vuole essere soprattutto su quel capitolo, su quell'attraversamento dei capitoli interni al libro di Paolo Puppa, dove il dialogo è verso il cinema. Mi piaceva dare questo taglio, come dire, di come Pirandello ha guardato al cinema. E Walter Benjamin riflette moltissimo su Pirandello, definendolo il critico più attento, il critico che coglie il fantastico. Lui dà una definizione precisa, Walter Benjamin, su Pirandello, come dire, ne coglie la grande modernità. Nella sua inquietudine, nella sua continua ferita, anche nel suo rifiuto verso il cinema, Walter Benjamin dice, quello tra gli autori moderni che più di tutti ha compreso la linea evolutiva della modernità dettata in particolare dal cinema è proprio Luigi Pirandello. E quindi ancora una volta la contraddizione, ancora una volta il negativo che prende corpo. E anche Walter Benjamin, nel riflettere su Luigi Pirandello, compie il suo corpo a corpo, un corpo a corpo che lui legge all'interno di un progredire e della modernità. Un altro discorso di un corpo a corpo che Pirandello mette in campo riguarda le avanguardie, molto presenti nell'indagine di Paolo Puppa, e chi delle grandi avanguardie, penso in particolare a Living, quando lavorano su Pirandello inevitabilmente, ripeto, non è l'unico autore, ma è uno di quegli autori che esige questo corpo a corpo e le avanguardie, in particolare le letture di Beck e Malina, vogliono questo grande corpo a corpo. Ma il corpo a corpo con Pirandello, ormai da anni, lo porta avanti il nostro Paolo Puppa, recentissima, straordinaria, la sua riflessione in quella che poi è diventata il monologo del figlio. Ecco, Paolo Puppa, da sempre, verso Pirandello, ha un dialogo che possiamo dire, va ben oltre il discorso del tessuto scientifico di studioso, di ricercatore. No, è un vero continuo scavare nell'opera di
di Pirandello e questa sua monografia, uscita nel tempo inquieto della pandemia, ne è un'ulteriore testimonianza. Appunto, mi piace rimandare, visto che ci abbiamo lavorato da pochissimo con Pasquale De Cristoforo, questo suo, e l'abbiamo presentato nel ritorno al teatro di meno di un mese fa, il suo monologo del figlio è assolutamente una conferma di Pirandello che esige il corpo a corpo e di questo continuo corpo a corpo, di questo fight intellettuale tra Luigi Pirandello e Paolo Puppa, che si sintetizza in questo nuovo importante lavoro. Ma volevo tornare sui territori del sociologico per avvicinare ancora una volta la grande modernità di Pirandello. Alberto Abruzzese, che più volte, anche con piglio critico, ma sempre recuperando la lettura beniaminiana, ha lavorato su Pirandello, definisce Pirandello un vero e proprio inventore, un vero e proprio inventore di una macchina teatrale che tendenzialmente ha un obiettivo: riaffermare una sorta, scrive Alberto Abruzzese, una sorta di mandato etico conoscitivo, perché Pirandello comprende che la scrittura non basta più. Bisogna andare necessariamente oltre la scrittura e non basta neppure il processo di relativizzazione, non basta neppure più l'esigenza di un assurdo, non basta più neppure la consapevolezza che ormai sia tutto frammentato. E quindi l'esigenza di Pirandello, nella lettura di Abruzzese, nella lettura sociologica di Alberto Abruzzese, è che necessariamente lo scrittore deve essere allo stesso tempo scrittore e regista. E attraverso una continua idea di messa in scena, sia del testo, sia del pubblico, e quindi attento al cambiamento epocale. Con Pirandello, in qualche modo, c'è un dialogo distantissimo, ma allo stesso tempo presente, di tutto ciò che è la metanarrazione. Nel 21 ci sarà l'Ulisse di Joyce e tantissimi autori riflettono sul cambiamento epocale e in qualche modo anche epicale di tutto ciò che è nuovo e tutto ciò che è mediatizzato, scrive Alberto Abruzzese, inevitabilmente, anche nella soglia del negativo, vengono messe nella grande narrazione. Perché, scrive ancora Abruzzese, leggendo l'opera di Pirandello, lo spazio scenico non basta più. E in particolare è questo dialogo sul cinema, verso cui volevo riflettere, poi negli interventi successivi sarà ampia la riflessione sul teatro, e questo dialogo continuo sul cinema, sofferentissimo, tra Pirandello, addirittura in un passaggio di sfogo in una delle tante lettere alla sua sodale, Marta Abba, Pirandello evidenzia il suo più grande schifo, lo scrive chiaramente, e scrive chiaramente che il rapporto per lui con il cinema si tratta unicamente di soldi e di nient'altro, e lo scrisse tra l'altro pochi mesi prima di morire. Paghino e poi facciano tutto quello che vogliono. Ecco, questa è la posizione, una posizione radicale, ma ripeto, la lettura che noi interessa è poi di come Beniamin, che successivamente Abruzzese, nell'ambito sociologico, logicamente, danno di lettura a Pirandello nel guardare il cinema. Questa sua negatività in qualche modo è un problematizzare, è un dare carne di riflessione futura. Questa riflessione in particolare nasceva all'indomani del fallito rapporto con la Hollywood, dopo un iniziale consenso di Come tu mi vuoi, dove attrice centrale doveva essere Greta Garbo e tra l'altro la messa in scena doveva essere realizzata dai fratelli Barrymore, e questa operazione tra l'altro con un budget altissimo non andrò mai in porto, e quindi in particolare con i fratelli Barrymore non andrò mai in porto, e da qui nasce questa sua amarezza di fondo. Nel volume di Paolo Puppa più volte si riflette verso il filmico, in particolare Puppa ricostruisce quel capitolo importante del trattamento per il cinema di Film Novelle del 28, tra l'altro un testo scritto in soli 5 giorni insieme ad un altro autore tedesco, pubblicato nel 30, e questo testo, questo Film Novelle doveva essere realizzato da altri due autori centrali tra teatro e cinema, Reinhardt e soprattutto Murnau, e su Murnau il rapporto tra Pirandello tornerà successivamente. E c'è questo,
questo continuo riflettere sui personaggi, sul riflettere sul teatro e di come il cinema in qualche modo è un'incompletezza necessaria, dirà Abruzzese. Pirandello, come tantissimi altri autori, penso soltanto a Borghese, più volte avevano condannato l'impurità del sonoro. Il cinema diventa sonoro a partire dal 27 e questo trauma, lo stesso trauma che riguarderà ad esempio Chaplin, che continuerà a produrre il cinema muto, e Pirandello continua la sua battaglia fino al 39, fino ai saggi che scriverà in particolare sulla rivista Cinema di Vittorio Mussolini, continuerà quella guerra che diventa, che è centrale, che è nevralgica, nei suoi quaderni di Serafino Gubbio, operatore. Però è anche qui torna in ballo il nostro Walter Benjamin, anche nei quaderni di Serafino Gubbio il suo guardare il cinema è un nutrimento di modernità, come dice Walter Benjamin. Ma riprendo un appunto, una nota di Paolo Puppa nel riflettere sui quaderni, che scrive: i quaderni sono redatti in forma diaristica da Serafino, muto dopo il trauma subito per l'orrenda scena finale di cui parleremo più avanti nel volume, e consono così allo schermo cinematografico del tempo privo di sonoro. Ma intanto, supremo paradosso, il suo autore inizia una compulsiva produzione drammaturgica, fondata proprio sulla parola, specie nel periodo che separa la prima edizione del romanzo tra il 15 e il 25, e Serafino è pertanto coetaneo di tutto ciò che sta nascendo sulla scena pirandelliana, pronto a strafare in ciascuno a suo modo. Insomma, Gubbio, dimesso e appartato, operatore che gira la manovella, diventa quasi una figura cardine per comprendere, per istigazione, per poetica del negativo, per comprendere quello che poi sarà la sua scelta metafilmica. Come dire, il rifiuto del filmico come un desiderio di azione, di sperimentazione e di innovazione. E il suo il riflettere di Pirandello verso il cinema, che lo fa sia in Serafino Gubbio, sia in Indiana e la Tuda del 26, sono sempre, dove tra l'altro vive una sorta di nostalgia verso altre forme espressive, non solo il cinema, ma anche la fotografia, le arti figurative, la pittura. E quindi la sua idea di un cinema è un cinema come mancanza, un cinema come desiderio. E Paolo Puppa più volte sottolinea con vigore come tutto il XX secolo è all'insegna di una frammentazione, di una sintesi dell'audiovisivo, e come questo processo sinestetico, e qui mi fa piacere anche omaggiare i nostri graditi ospiti, come questo grande processo sinestetico sia inevitabilmente quella cifra di modulazione, di ripensamento, ma anche di istigazione a ripensare in blocco il teatro, il trauma, il rifiuto, il negativo, come istigazione alla costruzione. E qui è straordinaria la riflessione, appunto, come accennava il nostro coordinatore, della poetica del non finito, il suo guardare la complessità della sua modernità, una modernità che lui combatte, che lui nega, accetta, rifiuta, riscrive, cancella, sono continue istigazioni per far maturare in lui una concezione di un teatro assolutamente innovativo. Certo, dobbiamo anche dire che le operazioni cinematografiche a lui coeve, in alcuni casi dovremo aspettare gran tempo successivo per spiegare anche la sua diffidenza verso il cinema. Tantissime operazioni cinematografiche riprese, stralciate, ispirate al suo teatro sono in qualche modo minori, sono dei pretesti, e da qui parte anche la sua amarezza, un'amarezza che probabilmente si addolcisce soltanto quando saprà di questo progetto di Murnau di lavorare attorno ai suoi sei personaggi, dove il sogno di Murnau era avere lo stesso Pirandello autore attore di questo film. Questo per dirvi che cosa? Per dirci, per riflettere assieme su come le ombre, il negativo, il combattimento, il non accettare la macchina e soprattutto la dimensione industriale del cinema, per Pirandello questa modernità rappresenta una straordinaria idea di migliorare, di ripensare, di radicalizzare il teatro. E mi piace troppo leggere l'idea di un metateatro, del teatro della grande trilogia e della sintesi finale con i giganti,
come un ripensare in blocco il teatro perché c'è una modernità che bussa alle porte, una modernità audiovisiva, una modernità cinematografica, una modernità mediale. E poi vi lascio, mi fa piacere anche ricordare, sottolineare in una sorta di passaggio di battuta che il nostro autore Paolo Puppa fa, di come in fondo il teatro di Pirandello è assolutamente lungimirante e giocando d'azzardo, come spesso piace al nostro professore Puppa, scrive: l'impatto tra i personaggi di carta e interpreti in carne assomiglia forse alla tecnica mista del cinema tra cartoon e attori, una sorta di Jessica Rabbit nel film di Zemeckis che ha ucciso Roger Rabbit dell'88. E quindi con questo sguardo di anticipo, di sinestesia, di contaminazione, di ripensare in blocco la scena perché il teatro non basta più, io vi ringrazio. Bene, Alfonso Amendola ha perfettamente ragione nel porre l'accento, e un accento forte, su questa esigenza di rinnovare ab ibis la costruzione dei conflitti teatrali, dei personaggi, di sperimentare tutte le forme della semiotica teatrale e fino a culminare, certo, nella riflessione del teatro su se stesso, ma anche nel coinvolgere il pubblico nell'azione rappresentativa che ora diviene appunto un'opera aperta in cui il mondo è ridotto a un palcoscenico. Ecco, e quindi l'uomo è un personaggio e gli spettatori sono chiamati a completare la loro reazione, attraverso la loro, reazione di risposta, il dramma senza soluzione che viene loro proposto. Ecco, sono tutti temi che Paolo Puppa ha molto ben colto, anche nei rapporti, per esempio, con i futuristi, no? La dimensione che non è sicuramente di totale adesione, ma richiamo ancora la vostra attenzione sul fatto che davvero Pirandello è, credo, l'autore più complesso dell'intero Novecento ed è un pianeta che ancora tende di essere in gran parte esplorato. Pensate, non abbiamo per esempio una edizione ancora, uno strumento fondamentale che è quello dell'epistolario, del carteggio. Non abbiamo, ripeto ancora una volta, finora delle edizioni attendibili che ci diano conto di quello che è il cammino evolutivo dell'autore. Voi dite, naturalmente, il riferimento va alla pregevole opera che è stata fatta nei Meridiani, ma che appare oggi, perdonatemi, atrocemente invecchiata, ecco, alla luce di questo escavo poderoso che c'è stato sull'opera pirandelliana e che ancora attende di essere compiuto. Darei ora la parola, ringraziando ancora Alfonso Amendola, ecco, a De Cristofaro. Pasquale De Cristofaro è un regista teatrale molto attento alla dimensione classica, ha messo in scena Le Baccanti, l'Agamennone, l'Episcopus di Puppa, tra l'altro, e anche lo spettacolo delle Eumenidi. Ha insegnato a contratto in alcune università. Ecco, e ora sentiremo appunto una lettura di Paolo Puppa dall'interno della macchina teatrale. Quindi la parola a Pasquale De Cristofaro. Allora, grazie innanzitutto, è un piacere enorme stare qui a presentare il volume di Paolo, necessario, dico io, perché in un momento in cui noi discutiamo da qualche decennio di post-drammatico, ecco, che arrivi questo volume sulle tre tappe della trilogia metateatrale di Pirandello è straordinariamente, ripeto, necessario. Chiaramente io sono un uomo di scena, lavoro con lo spazio della scena, lavoro con gli attori, lavoro con i testi teatrali,
E chiaramente il mio intervento verterà su questo aspetto che è sempre molto presente nel lavoro di Paolo, cioè oltre ad essere uno straordinario, profondo studioso dei testi teatrali, è molto innamorato della scena, degli attori, di quanto poi gli attori in qualche modo sono riusciti, riescono e riusciranno a condizionare anche la scrittura. Io quando penso a Pirandello e in un caso particolare proprio ai sei personaggi di cui ricorre il centenario e che abbiamo da poco festeggiato in teatro, proprio il 9 maggio del 21, questa data celeberrima, penso allo spazio nudo, lo spazio nudo col quale Pirandello inaugura questa stagione particolarissima. Dopo 9 mesi lo riempirà di nuovo, no? Nell'Enrico IV il palcoscenico pirandelliano diventerà di nuovo pieno di robe, anzi di trova robe, di cose da mercatino, eccetera. Però lo spazio nudo dei sei personaggi mi ha fatto sempre pensare ad una risposta del teatro italiano rispetto alla grande novità che nei primi decenni del Novecento si è imposto sulle scene europee, cioè quelle la regia, insomma, e quindi il ritardo e l'anomalia che molti studiosi hanno segnalato del teatro italiano trovano in questo palcoscenico nudo di questo inizio folgorante dei sei personaggi, secondo me, un punto di interesse enorme. E chiaramente il demone dell'esperimento non impegna solo il padre, no, di questa strana, morbosa famiglia che invade a un certo punto la scena, ma il demone dell'esperimento è nello stesso Pirandello autore, che molto probabilmente sente che il suo intervento in teatro ormai è giunto a un punto di svolta. E quello che inizialmente sarà un insuccesso, poi per fortuna dopo 2 mesi a Milano e di lì viaggiando per l'Europa intera diventerà un grande successo, facendolo diventare una star mondiale, ritengo sia la risposta più interessante appunto di questo ritardatario teatro italiano alla grande regia europea. E questo spazio nudo ha secondo me degli antecedenti importanti. C'è un romanzo di Rilke, I quaderni di Malta, in cui si parla di questo teatro d'Orange, dove chiaramente lo spazio nudo di questo teatro che diventa epifanico, cioè è lo spazio nudo che può attrarre i fantasmi, attrarre i personaggi, attrarre coloro i quali sono per eccellenza gli assenti in teatro. I personaggi sono sempre assenti in teatro, avranno sempre bisogno di un corpo e di una voce di un attore per essere in qualche modo reinseriti dentro il circuito della comunicazione. E quindi il teatro d'Orange, ma anche lo spazio del Vieux Colombier di Copeau a Parigi. Quindi ci sono questi precedenti interessantissimi e quindi Pirandello risponde da par suo con questo spazio nudo, questo spazio vuoto che accoglie gli attori alla spicciolata per una prova del gioco delle parti quando il pubblico non è presente, mentre nelle altre due tappe Paolo in modo straordinario ce le illustra e ce li fa, il pubblico sarà sempre presente sia in ciascuno a suo modo e soprattutto in questa sera si recita il soggetto che si inaugura poi con quel personaggio straordinario, quel rotolo stricciattolo del dottor Incfus, che con questo rotoletto di una novelletta di Pirandello si presenta davanti al pubblico e si presenta però come l'artefice dello spettacolo, dicendo che quasi la responsabilità dell'intero evento spettacolare non è più
a carico dell'autore, ma a carico suo e dei suoi attori. Diciamo che quindi lo spazio nudo è il demone dell'esperimento di Pirandello Teatrante. Pirandello molto probabilmente è scontento della scena sua contemporanea. Lui ha dovuto rincorrere gli attori. Paolo in questo è straordinario, in saggi molto profondi, ha ben messo in evidenza, no, la sua sudditanza nei confronti degli attori, ha elemosinato delle messe in scena, ha rincorso per esempio il suo mito che è la Duse, che invece si era concessa al suo più grande avversario, cioè ad Annunzio. La Duse molto probabilmente lo interessava per il motivo stesso di Rilke, no? Rilke scrive delle pagine bellissime sul modo di recitare della Duse, cioè sulla sottrazione. La Duse, cioè, non è un'attrice che aggiunge, ma che si sottrae. C'è quella pagina bellissima in cui lui dice, quando la Duse entra in scena, dietro questo mazzo di rose, quasi a nascondere la sua presenza fisica. Quindi dice tutta, come dire, preme su questa immagine, il simbolismo, tutta la critica, diciamo, al naturalismo, al realismo, e quindi c'è questa rottura, fortissima delle avanguardie del primo Novecento verso, diciamo, i canoni, le grammatiche, la sintassi, la tradizione del palcoscenico. Ma poi, se mi permettete, da uomo di teatro, ecco, c'è un altro inverno del nostro scontento, c'è un altro personaggio che a noi è molto caro, Costantino nel Gabbiano di Cieco, qualche decennio prima, no? Nel primo atto del Gabbiano, che anche qui è una scena molto interessante, perché siamo nel giardino della villa dello zio di Costantino, quindi ricostruita in modo molto meticoloso nella famosa messa in scena di Stanislavski, e dove è allestito un palcoscenico nudo, delle tavole che non hanno fondale se non, diciamo, il lago, e dove poi Costantino farà esibire Nina in questa litania che risulterà molto sgradevole agli spettatori ospiti della villa, che non sarà capita e che lui a un certo punto dirà basta, non voglio più continuare. Ma lì Costantino chiaramente già indica qual è l'insofferenza del teatro verso le forme del teatro che si sono egemonicamente imposte sulle scene europee, cioè il naturalismo, cioè la ricerca dei dettagli, dei particolari. La poesia, pensa Costantino, ha bisogno di uno spazio nudo per potersi evocare. Così come Pirandello sembra, nonostante critichi in certi momenti, i Pascoli, no? Ci ricordiamo tutta la polemica con Pascoli, che lui, eccetera, però ecco, è molto vicino al Pascoli quando pensa che Pascoli come poeta risillabe il mondo a questa sua promoteica, diciamo, volontà, no? Nella sua estrema e paradossale umiltà, questa esigenza di farsi piccolo per risillabare il mondo. E quindi anche questo palcoscenico nudo, secondo me, di Pirandello ha a che fare con questa volontà di sottrarre, di togliere tutto per poter far emergere che cosa? Il rimosso. E qui Paolo è un maestro, perché chiaramente la rimozione, sono gli anni in cui Freud nel 19 ha scritto delle pagine straordinarie, no? Il ritorno del rimosso, e quindi questa situazione incestuosa, questo voyeurismo, questo lolitismo, no? Questa morbosità che in qualche modo tiene unita questa strana famiglia, una strana famiglia che poi alla fine
resterà unita, perché sì, la figliastra fuggirà, questo nell'edizione del 25, i bambini finiranno, moriranno, non hanno diritto alla parola, non hanno diritto d'accesso quasi alla scena, però il nucleo originario della famiglia in qualche modo si ricompone, il padre, la madre e il figlio illegittimo. Questo mi sembra che Paolo, diciamo, sia stato sempre molto attento. E nel monologo del figlio, che noi anche abbiamo proiettato, ecco, viene fuori forte questa esigenza di rivivere questa scena primaria, cioè il figlio che non avrebbe dovuto mai vedere la scena del coito dei genitori e che in qualche modo lo condanna ad avere questa sua avversione nei confronti del mondo degli adulti. Le due grandi scene madri dei sei personaggi, Paolo nelle sue pagine ce le fa rivivere tutte, no? La scena del bordello interrotta dall'urlo della madre, ma soprattutto anche appunto la scena del giardino in cui questa madre rincorre questo figlio che ha abbandonato, non per colpa sua, ma sempre perché il demone dell'esperimento del padre l'aveva consegnato nelle braccia di un suo subalterno, di un suo impiegato che gira, guarda caso, per casa e le impone di un'altra vita insieme a quest'uomo che poi produrrà questa seconda famiglia. Questa scena del giardino, molto interessante, questo rapporto, no, tra gli attori, tra questo capocomico e questi personaggi. E Paolo è un maestro nel farci capire quanta ambiguità, quanto soprattutto, vorrei, sempre da uomo di scena, insomma, mettere in evidenza anche un'altra cosa. È stato detto da alcuni autorevoli studiosi che il capocomico, non c'era ancora il regista, non c'era nel vocabolario italiano neppure la parola regista per poterlo nominare, il capocomico pare sia, rispetto al disastro di questa compagnia, l'antica italiana, piena di vezzi, di vizi, di difetti, di sciatteria, di essere la persona un po' più colta, un po' più raffinata, colui il quale è l'unico possibile a fare una mediazione. Io qui mi permetto di lanciare un azzardo, e tant'è vero, diranno anche questi autorevoli studiosi che tutto sommato Pirandello boccia la figura del suggeritore, proprio perché il suggeritore è ancora una volta, diciamo, il segno della compagnia dei ruoli, delle grammatiche ottocentesche, che ha fatto ormai il suo tempo e va messa in deposito. In realtà io penso una cosa e che mi fa venire un'altra idea di cui ho parlato spesso con Paolo. Il suggeritore nella ripresa della messa in scena di Pitoef a Parigi sarà Artaud. Artaud, attore che fa il suggeritore. Però se guardiamo bene, ma questo è lancio come provocazione, può essere che sia solo una mia suggestione. Il suggeritore è colui il quale, però, quando i personaggi davanti agli attori mostreranno le loro scene, quindi non abbiamo una scrittura premeditata, ma una scrittura che si dovrà fare, il capocomico, il direttore, chiede al suggeritore di trascrivere tutto questo e lui dice di conoscere la stenografia. La stenografia è una scrittura segnica, veloce, che è una traccia, che a me ha fatto sempre pensare invece ad una saggezza che viene proprio dalle persone di teatro,
riescono molto spesso ad avere una relazione più forte con questi fantasmi, con queste ombre che sono i personaggi, rispetto agli autori stessi. Cioè, gli autori stessi molto spesso, quando hanno prodotto questi loro personaggi, un po' se ne distaccano, se ne allontanano anche perché hanno forse paura di ciò che hanno creato o dell'autonomia che questi personaggi riescono in qualche modo a conquistare, e invece le persone di teatro riescono ad avere con questi personaggi, ecco, dovuta a una secolare, come dire, consuetudine di lavoro con questi personaggi, ad avere una relazione forse più intima, più personale. E qui mi viene in mente anche il nostro Edoardo De Filippo, no? Che diceva: io devo entrare colloquialmente in sintonia col personaggio. Chiaramente, voi mi scuserete per questo intervento non sistematico, ma non sono abituato, diciamo, ai metodi dell'Accademia, vado un po' così, faccio anche dei salti, faccio anche degli azzardi, ma credo e ritengo che sia quello il nostro compito, perché molto spesso, questo ha detto anche degli studiosi, e Paolo, di questo ne abbiamo a volte, tante volte discusso, sono molte volte gli uomini di scena che mettono in scena queste opere che rendono la vita più facile agli studiosi, cioè facendo capire loro che alcune cose, soprattutto il teatro è una scrittura per la scena, e che quindi gli attori, gli operatori, coloro che operano materialmente dentro lo spazio della scena, a volte non debbono essere sempre visti come coloro i quali tradiscono, a volte in modo molto approssimativo, ma che a volte invece suggeriscono. E qui concludo il mio intervento dicendo che alcune messe in scena sono straordinarie. Voglio ricordare il Pirandello Chi del 73 di Perlini, dove il testo quasi scompare, viene decostruito completamente, però dei sei personaggi si parla, oppure della messa in scena di Vassiliev, questo russo che lavora spesso in Italia e che produce proprio sui sei personaggi un'interessantissima messa in scena. Come anche quella fatta nel suo laboratorio Casa Umbra di Ronconi, no? Con gli studenti della Silvio D'Amico, che anche lì sono delle messe in scena molto, molto interessanti e che ci fanno, come dire, scoprire delle possibili analogie di questo ricchissimo mondo che è l'immaginario pirandelliano con le arti della modernità, della contemporaneità. Chiudo solo dicendo che 3-4 anni fa ho visto l'ultimo Sei personaggi di un regista di un teatro nazionale molto acclamato, insomma, perché sappiamo che i teatri nazionali hanno molte risorse, eccetera. Sono entrato in sala e ho trovato il sipario chiuso. Mi sono chiesto se volesse essere una provocazione alla provocazione invece fortissima del 21 di Pirandello, quando ha fatto trovare agli spettatori il sipario aperto. Invece poi ho concluso che era semplicemente ignoranza e che quindi bene ha fatto Paolo a riportarci con questo volume, con i piedi a terra, anche a noi uomini di teatro, che molto spesso bisogna studiare, studiare, studiare. Grazie Pasquale De Cristofaro, perché davvero ti ringraziamo perché, come auspicavamo, è una voce dall'interno della macchina teatrale che rilegge Pirandello con tutta una massa di suggestioni che promanano da quanto hai detto, che sono di estremo interesse, quindi attraverso appunto questo spazio nudo. Che mi evocava per esempio certe rappresentazioni berlinesi, no? Vedere le foto di quelle rappresentazioni significa veramente penetrare molto più a fondo
nella filigrana dei sei personaggi. Insomma, Pirandello è uno che ha messo in dubbio sistematico il rapporto fra autore e testo, tra regista e rappresentazione, e attraverso la dissoluzione anche della tradizionale figura romantica dell'attore. Ecco, in un gioco di sdoppiamento continuo di piani, di prospettive, quindi operando appunto questo rinnovamento sostanziale del teatro. Ecco, e giustamente hai messo in luce, hai posto l'accento, ecco, sulla novità di moltissime pagine di Paolo. Vorrei richiamare però, ecco, che questo complesso reticolo di rapporti con il grande teatro europeo, che appunto scaturisce dalle sue pagine, ecco, è sempre rapportato a una filigrana minuziosa, ossessiva, di quelli che sono i semi genetici, ecco, nelle altre opere di Pirandello. C'è una mappatura proprio completa, ecco, di questo maturare progressivo, attraverso appunto una sottolineatura di passi, elementi, momenti delle novelle, o per esempio pensiamo un poco al Sigilla, che è un prodromo importantissimo. Ecco, tutto questo veramente Paolo ha avuto il merito di metterlo in luce. Ma ora diamo la parola a Lorenzo Mango, che fra gli studiosi più autorevoli in Italia delle discipline dello spettacolo, oltre a essere, come ricordava Carlo, anche presidente dell'Associazione dei Docenti Universitari di Storia del Teatro. Ecco, quindi a lui la parola per chiudere questa veramente importante randonnée nei sentieri del teatro nel teatro. Prego. Bene, grazie. Io vorrei partire dalla struttura del libro di Paolo. Come diceva Borace prima, è una struttura molto lineare, tre capitoli dedicati ciascuno a uno dei tre testi della trilogia, e poi una tripartizione interna di ciascun capitolo, con una parte saggistica che io ho letto come un grande ragionamento sul testo, quindi non una messa in sistema del testo, ma un passarci dentro creando legami, rapporti, evidenziando nuclei tematici che di volta in volta facevano, come dire, lasciavano trasparire un discorso, un pensiero che Paolo stava sviluppando sul testo. Mi è sembrato molto un libro in cui Paolo sviluppa un pensiero sulla trilogia pirandelliana. Poi c'è questa nota che accompagna ogni testo, utilissima, perché è la vita del testo. Quindi la sua, il suo non essere un dato fermo, acquisito, ma essere in trasformazione, in modificazione continua. E poi degli utilissimi riferimenti bibliografici. Struttura lineare che secondo me però non rende pienamente ragione della struttura più profonda che sottende il libro di Paolo. Nel senso che io ho avuto la netta sensazione che il testo sia che il libro di Paolo sia costruito come un sistema a specchio, con da un lato i sei personaggi in cerca d'autore. Dall'altro lato, questa sera si recita il soggetto e con al centro ciascuno a suo modo, che in qualche maniera è coerente come discorso con gli altri due testi, ma si presenta in una forma diversa. Quello che a Paolo interessa di ciascuno a suo modo è il teatro sospeso, la recita interrotta dalla vita, che in realtà è un elemento profondamente diverso sia da quanto accade nei sei personaggi, sia da quanto accade in questa sera si recita al soggetto,
e che Paolo mette in evidenza nella, come differenza dei tre testi. Mentre invece i sei personaggi, questa sera, Treci da soggetto, sono posti su un piano simmetrico. Su un piano di simmetria dove, come lui stesso dice, nei sei personaggi emerge il teatro nel teatro. E attraverso il teatro nel teatro una riflessione sullo statuto del teatro come arte possibile. O forse dovremmo dire meglio come arte possibile proprio perché impossibile. Sull'altro fronte, di quello stasera si recita il soggetto, il discorso è il teatro sul teatro, lì dove la possibilità e l'impossibilità non sono legati a meccanismi ontologici, ma a meccanismi operativi, cioè al rapporto regia, attore, drammaturgia. Quindi sono in realtà sono due riflessioni sul teatro. Vedete, ciascuno a suo modo non rientra in questi parametri. Ciascuno a suo modo, in ciascuno a suo modo la dinamica del teatro nel teatro riguarda l'impossibilità di cimentarsi col tema della rappresentazione della realtà e quanto la realtà intervenga in quella rappresentazione mettendola in scacco. Mentre invece negli altri due testi c'è proprio una riflessione sulla condizione linguistica del teatro. E direi che c'è una riflessione anche sulla condizione della pratica del teatro. Dei sei personaggi, Paolo mette in evidenza la dimensione di capocomicato come situazione preregistica che è presente nella struttura stessa del racconto. Ricordava prima Pasquale De Cristoforo, non c'è neanche la parola per dirla, regia in quegli anni, ed è interessante che Pirandello si ponga quando dirige il teatro d'arte, dove cerca di importare nei modi di fare del teatro italiano le modalità della regia europea, non la pone in questi termini con il contesto italiano, la pone in questi termini quando va in Francia in una tournée francese, e lì allora si paragona in qualche maniera ai Mitterrand. E qui i sei personaggi è il teatro del capocomicato, questa sera è il teatro di regia. È il teatro di regia che come dire, compare anche in questo caso qua in anticipo sui tempi, perché la parola regia e regista viene assunta nel 32 in Italia, il testo è del 30, ma Pirandello lo scrive in Germania, lo scrive in un contesto teatrale dove la regia non soltanto è pienamente maturata, ma è diventata egemonica. E quindi il discorso diventa simmetrico e opposto, perché da un lato c'è il mestiere del teatro nel tentativo di dar corpo al testo drammatico incarnato dai personaggi in azione dentro un sistema codificato di messa in scena, dall'altro lato c'è invece il ragionamento sulle prospettive e sugli abissi anche nella prospettiva di Pirandello che apre la regia nella scrittura sul teatro. Il discorso del libro mi sembra istituito dentro questa cornice, e come questa cornice logica, cioè il pensiero di Paolo che parte, come dire, dai singoli testi, però si riconnette dentro questo sistema. Anche perché questa dialettica, la dialettica della cornice in qualche maniera, non riguarda soltanto la struttura metateatrale dei testi, ma riguarda anche la fabula. Nei due estremi della trilogia parla la famiglia che uccide, titolo che viene dato al primo capitolo del libro di Paolo per quello dedicato ai sei personaggi, ma che in realtà torna prepotentemente anche in questa sera si recita a soggetto. E quindi la dialettica fra i due testi, la specularità fra i due testi, è una specularità che riguarda la struttura, e là è forse l'elemento più importante, ma riguarda anche la fabula. In mezzo c'è sempre questo ciascuno a suo modo, che così come è il teatro sospeso nei confronti di questo teatro, sul teatro e nel teatro degli altri due testi, e
caratterizzato per quello che riguarda la fabula dalla passione che disintegra la tenuta del tessuto sociale come di quello teatrale. La passione che interviene nei personaggi che simulano le persone reali e nei personaggi che simulano il personaggio teatrale. D'altronde però questo tema della passione è un tema ricorrente nel libro di Paolo e torna per esempio prepotentemente a proposito del padre dei sei personaggi in cerca d'autore e in genere per quei personaggi di vecchi come fuoco che cova sotto la cenere, la passione che vive al di fuori della sua età legittima in qualche maniera, come qualcosa di incontenibile e come tale di deturpante dell'immagine del personaggio. Paolo si sofferma molto sulle figure di padri in questo libro e di autorità estromesse, di questi di Pirandello che immette personaggi di autorità ma li estromette della loro autorità, che determina nei testi che lui prende in esame una dialettica fra i vecchi e i giovani, che è un tema che trascorre sotterraneo all'interno della sua lettura. Dentro le figure dei padri e del padre in particolare dei sei personaggi, poi parla la questione pirandelliana del personaggio. E chiaramente su un discorso sulla trilogia questo tema non poteva essere eluso, ma Paolo lo pone in una prospettiva che a me sembra profondamente diversa da quella con cui viene posto normalmente il problema. Viene sottoposto alla questione tra l'immobilità della forma e la dinamica della vita. Invece lo pone come un piano di conflittualità dell'impossibilità della persona a diventare personaggio. Volevo leggervi due passi brevi dal libro di Paolo, uno a pagina 107, dove scrive: nella vita quotidiana la relazione io-altro frustra qualsiasi strategia idealistica. La persona non può diventare personaggio per colpa degli altri soggetti che non assecondano l'amor sui. Cioè la persona è negata al personaggio perché immessa dentro quel circuito di relazioni che sono gli scambi, diciamo così, sociali che impediscono di diventare personaggio. Quindi il personaggio è una sorta di ambizione negata alla dimensione della persona. Ma questa ambizione ha delle sue fortissime controindicazioni. A pagina 47 Paolo scrive: ma se i gesti e le parole non rappresentano più il personaggio, se l'articolazione e la progressione in dialoghi vengono sostituite dalla ripetizione di frammenti e spunti disordinati, ne segue l'impossibilità di interpretare il dramma altrui come anche un lungo viaggio verso l'afasia. La scena è basata sul dialogo interpersonale, cioè del passo al nesso urlo silenzio, in cui l'io si frantuma fra orrori sognati e deliranti confessioni. Cioè, il mondo dei personaggi non è un mondo compiuto, è un mondo pre-logico, è un mondo pre-dialogico, in cui i personaggi si trovano in qualche maniera chiusi dentro una sfera comunicativa che rende loro impossibile la comunicazione stessa. Vivono in una condizione extratemporale. E uno dei temi, vorrei dire, in certi momenti, mentre leggevo il libro di Paolo, pensavo addirittura che fosse il tema principale del suo libro, è la questione del tempo. Il tempo non a caso declinato alla greca come Cronos, come tempo divoratore, e che pone il rapporto tra personaggio e realtà. Il personaggio che ambisce alla vita dell'eternità, a cui può aspirare soltanto se passa per la vita dell'istante. Cioè l'istante, il massimo della estemporaneità, che diventa in qualche maniera l'aspirazione all'eternità. È un modo per, mi sembra, per Paolo, di ragionare sulle grandi questioni pirandelliane offrendone punti di vista non consueti.
offrendone un'occasione per una riflessione di tipo difforme. E accanto a questa investigazione sul canone poetico pirandelliano c'è uno spazio che io trovo estremamente importante, che si intreccia in questo, perché è un ragionamento e quindi si passa da un aspetto all'altro in una maniera discorsiva, non in una maniera tassonomica. C'è l'attenzione verso la situazione di contesto. La situazione di contesto che è ricondotta a due principi, a due modelli che sono profondamente diversi tra loro e che danno, secondo me, la sensazione della identità di Pirandello, che è tanto moderno, tanto in qualche maniera non ancora compiutamente moderno. Il primo dei rapporti con la situazione di contesto è stato già nominato più volte oggi, ed è il rapporto con le avanguardie. Il rapporto con le avanguardie, su cui Paolo torna facendo riferimento a quello che anni fa anche ne aveva scritto Claudio Vicentini, dell'idea di un'avanguardia normalizzata. Pirandello assume i modelli dell'avanguardia e li mette come segni dentro il suo processo di decostruzione del codice teatrale, deprivandoli in qualche maniera della loro capacità eversiva. Il caso più esemplare da questo punto nel rapporto con il futurismo sono gli interventi del pubblico, che ricordano moltissimo l'ipotesi marinettiana della provocazione per la reazione al pubblico, che però in Pirandello sono scritti, cioè non c'è pubblico vero, è sempre pubblico simulato, è sempre l'idea della contaminazione con la reazione della realtà. Pensate, per esempio, all'inizio di questa sera si recita il soggetto quando Incubus parla e interloquisce con alcuni degli spettatori, sono finti, è finzione, è tutto tenuto nella consistenza drammaturgica del testo. E quindi questo rapporto con le avanguardie, che è importante per capire il meccanismo, proprio come avanguardie normalizzate, avanguardie assunte come modalità di linguaggio al di fuori della loro carica eversiva. Però accanto a questo Paolo fa un intreccio molto serrato tra i personaggi pirandelliani e il sistema dei ruoli. Spessissimo, quando parla dei personaggi, dice: questa è un perfetto brillante, questa è una prima donna, cioè identifica i personaggi con i ruoli, col sistema dei ruoli, che è un fatto fondamentale, perché significa che Pirandello si muove, nella lettura che ci vede da Paolo, da un lato con le prospettive più moderne, che vanno al di là non soltanto del sistema tradizionale della costruzione teatrale, ma vanno al di là addirittura della distinzione fra le arti, e al tempo stesso invece c'è un legame forte con un sistema istituito, istituzionalizzato in qualche maniera, che è quello che viene dalla tradizione teatrale. E quindi non è perduto, non è abbracciato, ma non è allo stesso tempo perduto. Non è abbracciato perché quando Pirandello dirigerà il teatro d'arte lavorerà al di fuori del sistema dei ruoli, ma è abbracciato perché riguarda il mondo degli attori, il sistema degli attori, come diceva Pasquale prima, cioè il rapporto con gli attori come soggetti attivi. E per esempio è molto interessante un breve paragrafo che lui dedica a Marta Abba come incarnazione della figliastra, cioè Marta Abba sul piano anche dell'esperienza del vissuto, che diventa l'incarnazione della figliastra, e non il contrario in qualche maniera, non incarna la figliastra, è lei che è incarnazione di quel modello ribellistico della figliastra. E poi c'è un altro elemento che è ricorrente nel libro spessissimo, è far passare il discorso tra i diversi livelli della scrittura pirandelliana, tra il romanzo e il teatro. E questo culmina nei riferimenti continui, a cui faceva riferimento anche Alfonso precedentemente, ai quaderni di Serafino Gubbio Operatore. Testo che viene messo in relazione strettissima con ciascuno a suo modo, al punto
che lo sguardo abbacinato finale di Serafino sulla scena tragica del film, che lo blocca in qualche maniera come occhio che ha visto ciò che non doveva vedere, e lo pone in rapporto al personaggio di Diego Cinci, al raisonner di ciascuno a suo modo. E quindi questo luogo, come fosse un luogo creativo unitario, al cui interno nasce il romanzo e al cui interno nasce il testo. Ma poi c'è questo riferimento a Sigira, alla versione precedente dei Quaderni del 15, dove va a coincidere proprio con la fase germinale del rapporto di scrittura di Pirandello con il teatro. E un altro tema ricorrente nel libro è proprio la presenza di questo romanzo come pietra di paragone per andare a verificare i diversi aspetti della drammaturgia pirandelliana. E poi su questo volevo concludere, c'è il tema finale su cui Paolo si ferma, è che è il teatro che non finisce, che non riesce a concludere il suo itinerario drammaturgico. Riattraversa quindi nel libro Paolo i finali delle tre testi non solo come impossibilità del teatro, no? Cioè il teatro che non può essere, che non ce la fa a manifestare, ma anche come una sorta di sospensione della scrittura. È così come la scrittura nella prefazione dei sei personaggi è presentata come una scrittura sospesa. E quindi è una sospensione della scrittura, che io definirei una scrittura in levare, no? come un ritmo musicale, in cui anziché essere in battere, una scrittura che incide sull'azione, è una scrittura in levare, che non si risolve nell'azione possibile, e che trova il suo senso, questa scrittura in levare, proprio nella impossibilità a chiudere il discorso. Grazie. Devo dire che, come ci aspettavamo, Lorenzo ha dato tutta una serie di suggestioni che direi fondamentali per quanto riguarda, direi, l'ermeneutica su Paolo Puppa. E richiamo alcune cose importantissime, il rapporto appunto con i romanzi, e quindi dai vecchi ai giovani, direi quasi una sorta di archetipo, ecco, fino al fondamentale si gira. Ecco, e quindi l'impossibilità del teatro che diventa sospensione della scrittura, ma anche quello che con una ottima definizione Paolo ha dato nel rapporto con l'attore, quindi dalla carta al corpo, e quindi l'impossibilità del corpo, ecco, di tradurre completamente la carta. Ecco, tutti elementi che inducono a una riflessione profonda su tutta la trilogia di Pirandello, che sempre più appunto rivela tutta la sua prismatica ricchezza. E devo dire anche che, per quanto mi riguarda, ci riguarda, è anche un momento fondamentale di riflessione, perché man mano che questo seminario, incontro, sta andando avanti, sempre più mi convinco della necessità di dar vita nella edizione della trilogia, ecco, a partire dal testo del 21, del 24 e del 30, cioè dare la scrittura in progress di Pirandello e non invece appunto quella fatidica e fantasmatica ultima volontà dell'autore, ecco, che rappresenta soltanto una ultima cristallizzazione determinata dalla scomparsa di Pirandello in questo work in progress. Ecco, immagino appunto questi sei personaggi, ecco, così come partono nel 21 e come giungono alla loro, quella che chiamavo la cristallizzazione ultima, e quindi come possibilità, ecco, di leggere il testo in modo assolutamente diverso e direi più fruttuoso rispetto a quanto invece hanno dato i meridiani. Ma veramente, so che è ora il momento
di dare la parola all'autore. Ecco, Paolo è di una proliferante ricchezza in tutto il prisma dei suoi interessi e anche delle sue attività. Narratore, appunto, uomo di teatro, studioso di teatro. Ecco, ricordiamo che ha esordito un po' con un volume importante su Pirandello. Ecco, e ora questa recita interrotta rappresenta per ora, ecco, l'ultima, direi, cristallizzazione su Pirandello, ma sicuramente ce ne saranno altre. Ebbene, allora, la parola a Paolo. Ecco, ricordando fra l'altro tutta la sua dimensione, diciamo tutta la sua attività all'estero, che mi pare estremamente importante. Cioè è un autore che viene tradotto sia come scrittore sia come studioso e che quindi contribuisce alla sprovincializzazione, ecco, della nostra dimensione accademica. Paolo, la parola a te. Grazie Aldo. Innanzitutto un ringraziamento a Carlo Santoli, a Sinestesie e a tutta questa giornata in cui ho sentito anche, posso dirlo in modo non retorico, molta amicizia, quindi di questo vi ringrazio. Prendo così alcuni spunti dei vostri interventi così ricchi e lucidi. Intanto, come dire, mi confermate questo sospetto che ho. Pirandello ha sempre amato il teatro e sappiamo da adesso in qualche modo testimonianze, scoperte di tutte le sue iniziali propensioni per la drammaturgia, salvo poi cambiare radicalmente la sua identità professionale e il ritorno al teatro tardivo in modo così compulsivo. Ma c'è, secondo me, di mezzo la Grande Guerra. Cioè è un teatro che avviene in mezzo alle macerie, all'apocalisse, ai tanti morti, e quindi questa esplosione di un uomo timido che Gramsci definiva un ardito, cioè si butta in prima linea, si butta, va verso il nemico, Alfonso parlava di corpo a corpo, no? Ecco, è il suo un teatro degli scontri, il teatro di guerra, e non per nulla certe situazioni di violenza in sala, non solo quella reale della prima dei sei personaggi il 9 maggio, ma quella che viene presentata, questa violenza che si sente ai bordi del palco in ciascuno a suo modo, che è del 24, ricordiamoci questa data del 24, che cosa avveniva nel contesto, cioè nella piazza, cosa avveniva della democrazia italiana in quei mesi. Dunque, io mi sono occupato in effetti del teatro contro il teatro, della trilogia, del teatro fuori dal teatro, cioè degli spazi teatrali, e del teatro dopo il teatro, quindi spazio e tempo della rappresentazione salta per aria, grazie appunto alle bombe, alla guerra. E ciononostante Pirandello scrive questa esplosione. Cioè il montaggio di smontare tutto, e quindi si dice giustamente che l'ultima tappa in particolare, in questa sera si esce dal soggetto, apre allo happening, alla performance sulla strada, e quindi c'è l'applicazione sistematica, se vogliamo, col non finito, con l'interrotto, eccetera, delle avanguardie, però Pirandello continua a cavalcare la tigre, cioè il caos è ancora disciplinato dal cosmo della scrittura, no? Una scrittura che si occupa con queste didascalie ipertrofiche di appunto dare ordine allo sfacelo. Un secondo aspetto che avete anche voi colto, mi date conferma, cioè si parla di metateatro, che è una tipica
eredità del secolo breve. Hegel, un secolo prima ancora, profetizzava appunto che nel moderno l'arte moriva e diventava pensiero critico. Ora c'è in effetti una cornice intellettualistica dove Pirandello studia la macchina teatrale e tutti i vari poli, no? L'attore, l'autore, il personaggio, lo spettatore e le varie relazioni disturbate. Quello che fa nella pittura Kandinsky, che si occupa della linea del colore, quello che fa nella musica, la musica dodecafonica, cioè tutta questa, diciamo, tensione teoretica dell'arte che io altrove ho chiamato arte intransitiva. Ma il paradosso è che questa cornice frigida, intellettualistica, la musica di certi versi dodecafonica, come sia difficile farsi commuovere dalla musica dodecafonica, però convive con Verdi, con Puccini, cioè convive con dei quadri bollenti. E le tre tappe della trilogia sono contrassegnate appunto dal tema del Sound Mother, la famiglia che uccide, alla lettera nei sei personaggi, con i due, il quattordicenne suicida e la quattrenne annegata, che sono i due farmaci che devono essere sacrificati, ma giustamente è stato notato questa tematica del sangue che circola sulla scena, si riproduce poi nella terza tappa in questa sera, ma anche nella seconda, ciascuno a suo modo, pur diversa dalla simmetria, come diceva prima giustamente Lorenzo, presenta una violenza in sala e il terrore provato dal coro. Che cosa sta succedendo lì realmente? Cosa stanno vedendo? Quindi c'è questa dimensione, dicevo, di pathos, che è come ossimoricamente compatibile con la cornice intellettualistica che lo disciplina. E insieme però, in effetti, si dice che tutta questa trilogia è una grande riflessione non solo sul teatro, ma è in qualche modo la filosofia spicciola, un po' come diceva Croce contro Pirandello, di Pirandello che viene messa in bocca ai suoi personaggi. Io l'ho chiamato il Vangelo di Pirandello, perché appunto la scoperta traumatica, medusea, che ognuno di noi non si rende conto purtroppo che l'essere per sé non corrisponde affatto all'essere per l'altro. E gli altri non ci ricambiano del nostro narcisismo, ma questo è reciproco. Io mi sento una certa maniera, ma non mi rendo conto che l'altro mi vede magari come un naso pendulo e deforme. Questo gap drammatico tra l'io e gli altri. E poi, scusate, nei sei personaggi, la demolizione dei due grandi pilastri su cui si regge la comunicazione teatrale, appunto la parola che è solo significante e non è più condivisione di significati, e i gesti che non sono più rappresentativi dei personaggi, perché il padre scoperto in camicia, direbbe l'umorismo, cioè in mutande, nel bordello, mentre sta per copulare con la figlia Stra, non si riconosce in quel gesto, cioè sì, l'ha fatto, ma non è tutto in quel gesto. E tante altre infinite cose, uno, nessuno e centomila. E quindi i tre atti canonici della commedia ben fatta, della well-made comedy, non è più in grado di rappresentare queste sfumature, no? L'altro aspetto che avete colto però perfettamente dal mio libro è quello che io chiamo l'elemento freak, cioè proprio il nostro corpo è nel tempo, cioè invecchia, s'abbruttisce e oltre a peggiorare è, pensate, il tema dello specchio involontario in ciascuno a suo modo,
Diego Cinci, il protagonista filosofo nel salotto, l'ex Serafino Gubbio rimasto muto e lui viceversa così ciarliero, si è visto per un attimo, non pensando di vedersi in quella maniera, con lo sguardo dell'altro. Je est un autre, diceva Rimbaud. Cioè, nell'ospedale in cui sta assistendo la vecchia madre agonizzante e non dorme da diverse notti, coglie all'improvviso uno specchio, un mostro. Chi è quel freak? È lui. Non atteggiato, non preparato, non truccato. E quindi scopre con terrore lo sguardo dell'altro. E quindi si può fare un processo che io chiamerei dalla Battisti, no? Eugenio Battisti, l'autore di un saggio importante che io ho molto amato, l'antirinascimento, contro l'immagine classica del corpo forma, del corpo bellezza, che non cambia mai, quindi il giovane o la giovinetta, no? Il corpo del vecchio invece, no? E qui pensate il percorso finale che arriva in questa sera al nano deforme, orribile come un bruco infus. E qui ho posto il problema nelle fasi, diciamo, nelle parti relative alle messe in scena: perché non si mette mai in scena infus come scritto nella didascalia? Pensate, il primo a portarlo in scena è Renzo Ricci nella messa in scena di Guido Salvini, quella italiana. E Ricci era uno che aveva un narcisismo, perché era bello e quindi era uno che era vocato a fare l'amoroso. Quindi se c'era una persona fisicamente antitetica al progetto della deformitudo corporis in Pirandello per Infus, era Renzo Ricci. Eppure questo non viene mai realizzato, no? L'altro aspetto, mi avvio a stringere i tempi, che mi sono posto la domanda, l'avevo già in qualche modo in precedenza mentre lavoravo per un'edizione garzantiana curata dal mio grande amico da poco mancato, che è il caro Nino Borsellino, sul Così si ripare. Cioè, nei sei personaggi, perché Pirandello, timido narciso, timido ardito, mette in scena nelle prove del teatro la mattina con i falegnami che stanno piallando e mettendo a posto la scena, gli attori stanno provando, gli attori, una compagnia tipicamente capocomicale, stanno provando una commedia di Pirandello che è Il gioco delle parti, uno dei più grandi, uno dei rari insuccessi di Ruggero Ruggeri del 18, che è una commedia fatta per dispiacere, cosa in modo futurista, no? Cosa di più negativo per un meridionale di un becco, di un cornuto contento e insieme di un disertore nei mesi di Caporetto, quest'uomo che è assolutamente antitetico alla duellomania, alla virilità, non ha nessun senso dell'onore. Ed è chiaro che c'è un'espulsione del testo dai repertori delle compagnie di quegli anni. Quello si dice, forse era messo in scena 3 anni dopo, come una madre che ha avuto un figlio non apprezzato e lo vuole ripresentare, no? Però c'è qualcosa di più complesso, a mio parere, come risposta. Perché nella struttura del gioco delle parti, che un po' richiama i sei personaggi, nel senso che, o anticipa, che c'è questo leone, mai un nome fu più antifrastico, Leone Gala, il filosofo cuoco, il filosofo che ama i libri e la buona cucina, del tutto assessuato, che non ha più nessun interesse nella propria moglie, che è la classica Silvia, la donna inquieta, una femme fatale aspirante tale, e la mette a letto quasi col suo migliore amico, che è Guido Venanzi, no? Quello che fa il padre col demone dell'esperimento al maiuscola, che mette la propria moglie a letto col suo impiegato assistente.
E dice a un certo punto a Guido che mia moglie non mi interessa. L'unico momento in cui mi sembra interessante è quando, non sapendo che io l'ascolto, canta come una bambina. Cioè la moglie li interessa come bambina. C'è l'interruzione, arrivano questi sei scocciatori, questi sei fantasmi di carta. C'è un andate via, cosa fate? Non... come vi permettete, stiamo lavorando. Poi alla fine la storia appare intrigante, allora il capocomico, aspirante in fondo autore alla seconda potenza, dice, ma perché no? E avviene questa specie di progetto di messa in scena in cui il primo attore, vanitoso, sicuro di sé, grande professionista, grande seduttore forse nella vita privata, come conviene secondo i cliché della sua professione, da marito nel gioco delle parti diventa padre nei sei personaggi, e la moglie Silvia nel gioco delle parti diventa la figliastra, e dunque si crea questa relazione che aspira, questa specie di pulsione del rimosso che aspira a mettersi in scena comunque, perché i sei personaggi, quattro non vogliono andare in scena, non dimentichiamolo, uno addirittura è contrarissimo, il figlio, l'autore ci ha dato questa indicazione che non dobbiamo, solo i due che sono dentro questa storia tribolatissima, il padre e la figliastra, loro due pretendono a tutti i costi e supplicano come dei mendicanti di avere un cencio di palcoscenico in sostituzione, risarcimento della carta che gli rifiuta. E qui c'è questa specie di gioco che ricorda un po', a mio parere, il Così è se vi pare dell'anno prima del gioco, del 17. Anche qui si dice Così è se vi pare, per, a mio parere, un capolavoro assoluto del teatro pirandelliano, che è questo mistero della donna vestita di nero, della chiusa nell'appartamento in alto, un po' come Mumina in questa sera dalla novella Leonore addio del 9. Chi è questa signora? È la figlia della povera signora Frola, come la signora Frola insiste a ripetere, o è invece la seconda moglie del genero, ex genero, signor Ponza? Il coro agitatissimo che insiste a tutti i costi, fanno addirittura prima un incontro all'americana, un confronto fra i due, e non si risolve, i due che si vedono, cioè suocera e genero. Poi convocano questa donna velata, la evocano e si materializza il fantasma. E lei dice, io sono la figlia della signora Frola. Ah, lo dicevamo noi, ma sono anche la seconda moglie, sono la moglie del signor Ponza. Ma come è possibile? Allora si dice, è il manifesto del teatro relativistico o modernista o postmoderno, diremo oggi. Cioè non c'è più una verità assoluta, ma ci sono i vari punti di vista. Ma invece c'è forse qualcos'altro, perché nelle relazioni immaginarie di questa famiglia di notte, una figlia che ha in qualche modo una storia con il padre continua ad essere figlia di sua madre, ma col padre diventa la compagna. E allora l'ultimo aspetto, e mi scuso della prolissità, io, come avete messo in luce questa sera, ho anche fatto un percorso sulla storia della compagnia teatrale italiana nella trilogia, perché non soltanto si passa dal capocomicato al teatro di regia, dalla prima alla terza tappa, ma per quanto riguarda per esempio la figura dell'attrice, passiamo dalla prima attrice fatua col cagnolino, la deliziosa ricostruzione fatta nella didascalia pirandelliana, chi ha visto, l'avete tutti visto immagino, la messa in scena storica
del 64 dei giovani, c'era quella straordinaria attrice Nora Ricci, che era tra l'altro la figlia di Renzo Ricci, il primo Incfus, e la prima moglie di Gassman. Questa attrice fatua che pensa unicamente allo specchio nel senso volontario, trucco e parrucco, e che trova ridicola la figliastra che non la considera per quanto lei è prima attrice, egoista o egotista o narcisista, incapace di sacrificarsi per il personaggio. Diventa già in ciascuno a suo modo un'attrice molto più portata al personaggio, e poi diventa che cosa? L'attrice che fa Momina, che rischia della trance, perché quando ci si libera del suggeritore è più facile incarnarsi, ma ci rischia anche qualcosa. E pensate alla quarta tappa, come è stato detto giustamente, che è I Giganti, il mio primo libro importante per me, dico, su Pirandello, era dedicato ai giganti della montagna, quello, la figlia che fa Ilse, che viene distrutta, c'è lo spalagmos finale. Ecco, e c'è qui, in questa storia in filigrana, questo percorso della compagnia teatrale a cavallo tra i due secoli, quello che io chiamo la stratificazione, cioè mettere in qualche modo conviventi l'attore e il personaggio, mostrare le dinamiche, le confusioni, i pendolarismi identitari, il caos che avviene tra le due entità, perché c'è l'attore, c'è il personaggio, c'è la persona fisica. Ricoveri, l'attore che fa Ricoveri all'inizio si porta sulla scena e si dice c'è questa convivenza, perché è vietato la immedesimazione totale, in quanto c'è Incfus, il mostro, il raisonneur ultimo livello, che mostra specifica, guardate, non coincidono, non confondeteli, una cosa è il personaggio, una cosa è il suo interprete. E pensate a quello che avviene nei Giganti della Montagna, anche lì ci sono delle stratificazioni con gli attori che sognano di notte e si mostrano con i manichini dei loro personaggi, e c'è un aggettivo che è un participio passato che circola in Pirandello, abiti soprammessi, che è presente anche in Enrico IV, quando appunto la donna anziana, ingrassata, sconciata da Cronos, prova a infilarsi l'abito del quadro che un tempo le calzava a pennello, ma il corpo nel frattempo si è gonfiato. Ecco, mostrare appunto gli strati diversi, la difficoltà dell'unità, come l'attrice che corrotta, o il personaggio femminile corrotto, che è anche una bambina. Pensate, in Serafino Gubbio, l'Anestro, che accenti ha ogni tanto, quando rievoca la sua infanzia dickensiana. E la figliastra, del resto, cinica, provocante finché si vuole, cambia quasi voce quando si rivolge alla sorellina innocente. Grazie. Grazie Paolo, grazie per questa dimensione anche attoriale di un saggio su Pirandello. E devo dire che ulteriori suggestioni sono venute da questo tuo intervento. Ma direi ora di aprire anche alla partecipazione degli amici, dei colleghi. Ecco. Ci sono manine alzate? Al momento attuale no. E allora ripasserei la parola a Carlo Santoli, ringraziando ancora una volta tutti gli amici e i colleghi per quanto è stato detto e per quanto è scaturito di nuovo e di importante sull'opera di Luigi Pirandello. A te Carlo.
Grazie per questo pregevole dono, professor Paolo Puppa, a tutti quanti sono intervenuti, sia il professor collega Alfonso Amendola dell'Ateneo Salernitano, anche al regista professor Pasquale De Cristoforo, nonché al professor Lorenzo Mango e al professor Aldo Maria Morace, che ha saputo ben coordinare questo incontro. Io però appunto avevo anche colto forse interesse da parte del professor Alberto Granese nel voler così fare qualche riflessione. L'ho visto poco fa, quindi ho letto, ho scrutato, io conosco molto bene, quindi riesco ancora a scrutare introspettivamente. E quindi non lo so, appunto, mi piacerebbe potesse fare una riflessione. Carlo, io in effetti non è che avevo manifestato in maniera diretta, diciamo, questa riflessione, però in genere, Carlo, devono sapere gli amici che mi convoca sempre poi all'ultimo momento a fare qualche osservazione. No, io innanzitutto mi devo complimentare con il coordinatore Morace, perché effettivamente, diciamo, è stato un po' il regista dei vari passaggi tra i vari relatori, che si sono armonizzati bene poi tra di loro, perché mentre Alfonso Amendola ha dato questa lettura, come dire, in chiave di sociologia della comunicazione, con questi riferimenti fatti a Walter Benjamin per quanto riguarda l'interpretazione di Pirandello, ho citato più volte Alberto Abruzzese, eccetera, e questa idea che poi è stata ripresa anche da Paolo, cioè del corpo a corpo. L'intervento interessantissimo anche del nostro amico regista Pasquale De Cristoforo, che naturalmente ha spostato, diciamo, più l'accento sulla messa in scena, e poi la lettura, diciamo, più, come dire, calata direttamente nel libro, fatta da par suo, da Lorenzo Mango. Cioè, soprattutto per quanto riguarda poi questo intervento di Mango, interessante proprio il momento in cui ha messo il rapporto, diciamo, sia da una parte i sei personaggi in cerca di autore, sia dall'altra questa sera si recita il soggetto, e l'elemento a sé stante rappresentato da ciascuno a suo modo, perché non dobbiamo dimenticare che ciascuno a suo modo soprattutto riprende moltissimo i quaderni di Serafino Guti Operatore. Ci sono alcuni personaggi, come per esempio il personaggio di Varia Nestorov, che ritorna in Delia Morello, ci sta per esempio il personaggio molto interessante di Diego Cinci, che fa un po' il filosofo, come è stato notato, della situazione, che in certo senso è anche un po' un alter ego pirandelliano dell'autore, perché tutto sommato è la filosofia, diciamo, tra virgolette, di Pirandello, quindi ha una sua specificità. Come interessante anche l'osservazione del pubblico. Il pubblico di ciascuno a suo modo non è il pubblico che irrompe dall'esterno, come nella provocazione futurista, diciamo così, ma è un pubblico interno. Anzi, diciamo, la bravura di Pirandello è proprio quella di aver messo in scena due pubblici, quello interno, rappresentato dagli attori, da tutta la vicenda, dalla fabula drammatica, eccetera, dal pubblico esterno, facendoli sembrare come due cose diverse, ma in effetti sia l'uno che l'altro sono opera di finzione. Il pubblico è un pubblico finto. Non a caso, per esempio, questo pubblico attacca in modo particolare i cosiddetti pirandellismi. Ecco, va ricordato questo aspetto particolare, dove naturalmente Pirandello, diciamo, gioca ironicamente anche sulle maggiori accuse che gli venivano fatte, cioè il cerebralismo, il cosiddetto pirandellismo, eccetera, eccetera. Quindi anche questo aspetto è stato un aspetto abbastanza interessante. Io il libro naturalmente non l'ho letto, e certamente, diciamo, dopo una presentazione così bella, così interessante, non vedo l'ora di leggerlo, insomma. E anche perché poi Paolo, da par suo, ha fatto un quadro complessivo
diciamo, non è che si è riferito solamente al libro, ma Paolo ha fatto proprio una lezione complessiva su Pirandello, diciamo, facendo vedere alcuni passaggi importanti. E con la citazione ampia che ha fatto di molte opere pirandelliane, a parte i sei personaggi in cerca d'autore, eccetera, ma riferimenti attentissimi che ha fatto al gioco delle parti, al così esse vi pare, cioè, insomma, abbiamo ascoltato una lezione a tutto campo interessantissima, e poi fatta da Paolo che, come giustamente diceva Morace, ha nello stesso tempo interpretato, sembrava anche interpretare, diciamo, i suoi personaggi, insomma. Per cui io ripeto, mi complimento per quello che è stato fatto, cioè soprattutto per l'interesse che è maturato da questo. E dobbiamo dare atto ancora una volta, come è stato detto, a Carlo Sandoli, che col suo webinar, col suo Zoom qua ci ha dato la possibilità di collegarci tutti quanti insieme, nonostante Aldo alle sue spalle faccia vedere questo paesaggio di un mare agitato, di un vento che muove le palme, eccetera, che ci vuole quasi proiettare, diciamo, in un ambiente completamente al di fuori della biblioteca, che invece vede ben inquadrata alle spalle di Lorenzo Manco e di Paolo Puppa. Insomma, tutto questo è naturalmente uno scenario bellissimo, interessantissimo, ma al centro, ripeto, c'è stato questo libro che sicuramente segna una tappa importante, tra l'altro da un autore che si è sempre dedicato, diciamo, a Pirandello. Anzi, io vorrei completare, diciamo, con un ricordo che diverso tempo fa, non mi ricordo se questo invito mi venne da Rino Mele o proprio da De Cristofaro, Paolo, di una cosa che tu hai scritto, di un contrasto, mi pare, tra Pirandello e Svevo. Cioè c'erano due posizioni, diciamo, di Pirandello, tra due forme di senilità. Questa storia che sostanzialmente Pirandello si prende il libro di Svevo e non gli fa sapere niente, insomma. Era un lungo saggio, sì, che si intitolava Due forme di senilità. E mi ricordo infatti che poi fu data una parte, mi ricordo che io dovevo fare, mi ricordo Svevo e forse Rino Melo, chi altro doveva leggere il tuo testo su Pirandello. Mi ricordo che fu una cosa molto bella e molto interessante, perché da questo veniva fuori una fisionomia dell'uno e dell'altro, fatta in una maniera, diciamo, molto, molto leggera, diciamo, molto attenta ai particolari, però molto interessante. Mi ricordo che fu una cosa molto interessante. Per cui, ecco, dicevo, diciamo, Paolo Puppa, che è un grande esperto, naturalmente, un grande conoscitore di Pirandello e del teatro generale, in generale, ma che questa sera, con questo libro, ha dato anche, come dire, un punto importante, ha segnato un punto importante su cui la riflessione dei tre amici di Aldo, delle osservazioni fatte da Aldo, sono state, come lui stesso ha riconosciuto, molto interessanti e molto opportune. Quindi hanno arricchito sostanzialmente il dibattito. Vi ringrazio ancora e ringrazio, diciamo, il nostro ospite Carlo Sandoli, che mi chiama sempre in causa, ma diciamo sine qua non sarebbero possibili questi bei collegamenti, diciamo, su piattaforma. Grazie. Allora, grazie. Ho visto una manina alzata poco fa della collega professoressa Anna Maria Sapienza. A lei la parola. Allora, intanto mi unisco ai ringraziamenti del professore Granese per questo pomeriggio e per questa, diciamo, pluralità di sguardi. Anche io purtroppo non ho ancora letto il testo, però ritrovo naturalmente in tutte queste suggestioni un autore a me molto caro e che ho affrontato sia negli anni giovanili e poi, come sempre capita per i grandi autori, più volte nel corso dei miei studi. Però sono molto incuriosita dal titolo e volevo chiedere a Paolo quando è nato questo titolo e come è nato appunto di questa scena interrotta. Sai, i titoli si scelgono spesso alla fine. E è chiaro che c'è una oscena rima interna, perché in qualche modo è il voyeurismo
il finale di ciascuno a suo modo, questa coppia abbracciata e che esce di scena con la gente che guarda morbosamente terrorizzata, ricorda forse la morgue del ragazzino Pirandello che senza sapere va per la prima volta a contatto con quello che è l'amore adulto. E quindi c'è il tema dell'uomo dei lupi freudiano, di cui prima parlava anche Pasquale. E quindi l'interruzione è non poter fino in fondo completare l'atto o non poterlo vedere fino in fondo. Quindi la recita interrotta ha anche il significato, diciamo, bassamente, se vogliamo, fisico. Però è chiaro che c'è in questa pluralità di soluzioni, non può finire, non deve finire, non vuole finire, e quindi sta ognuno a scegliere un diverso contenuto. Certo, è un titolo affidato, insomma. Grazie. Sì, prima di chiudere, come giusto appunto che sia, per anche dovere, per galanteria, vorrei dare la parola anche per un saluto, una breve riflessione alla professoressa Milena Montanile, stata appunto professoressa di letteratura italiana all'Università di Studi di Salerno, è una studiosa che io apprezzo molto, fa parte del comitato scientifico e coordina anche la rivista Sinestesie, è curatrice di un importante volume, peraltro anche un convegno, associato ad un convegno che le edizioni Sinestesie hanno avuto l'onore di pubblicare su Pirandello. A te, Milena, la parola. Grazie. Io sono veramente contentissima e ti ringrazio. Ringrazio veramente per avermi invitato a questo importante appuntamento. Sono rimasta affascinata, devo dire, dalle puntualizzazioni del professore Puppa. Il suo intervento finale è stato veramente ricco di sollecitazioni e effettivamente devo dire che questo incontro è stato organizzato veramente in maniera molto 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 bene, perché gli interventi sono tutti interventi di persone, di studiosi che sono veramente dentro il problema Pirandello. Parlo di Lorenzo Mango, che ho avuto il piacere oggi di rivedere dopo tanto tempo, di ascoltarlo, e veramente sono rimasta affascinata dal suo modo di entrare dentro questioni teatrali che fanno parte ormai del suo DNA. E poi soprattutto degli altri due interventi, il coordinamento del professore Aldo Maria Morace è stato eccezionale, è stato un coordinamento che è riuscito veramente a creare un filo, un racconto, una narrazione intorno al teatro di Pirandello. Quindi ringrazio ancora una volta tutti voi, in particolare anche il professore Alberto Granese, che è sempre preciso, puntuale, e anche ormai desideriamo ogni volta che ci incontriamo che lui dica qualcosa, perché quello che dice Alberto Granese poi alla fine lascia veramente il segno. Quindi grazie davvero al professore Puppa, che ha stimolato con il suo libro questo incontro. Grazie. Allora, chiudo davvero raccordandomi alle parole del professor Aldo Maria Morace. C'è il progetto di Sinestesie della rivista di cui mi onoro di dirigere e che appunto organizzerà quest'anno un numero speciale dedicato ai sei personaggi. Quindi invito tutti voi, vi arriverà breve una lettera circolare d'invito per appunto partecipare a questo progetto. Grazie a tutti voi per il bel dono, grazie all'amico professor Paolo Puppa. Ciao. Grazie a te, Carlo. Un abbraccio a tutti. Saluti a tutti, grazie a te, Paolo. Grazie. Grazie.